All'arrivo il professore era una figura un po' fuori dal consueto per noi del calcio, però in pochissimo tempo è entrato nel tessuto del Genoa e ha lasciato l'impronta che tutti noi adesso siamo qui a riconoscergli, che resterà per sempre nella storia del Genoa. Ci sono mille cose da dire su di lui, ma io ne posso citare solo un paio. Sapeva quello che voleva e otteneva sempre quello che voleva, dai giocatori soprattutto, perché era quello che gli si chiedeva come società, ma otteneva da noi dirigenti una collaborazione totale, una dedizione totale, e ci ha fatto sentire sempre parte della squadra come se andassimo in campo anche noi. E questa è la cosa più bella che mi ha lasciato. Era un fenomenale rompiscatole, era proprio un maniaco, un perfezionista, stravolgeva i programmi da un giorno all'altro. Anche il funerale ha stravolto il suo programma, non doveva esserci il funerale, invece c'è stato. Ci ha insegnato che il calcio poteva essere molto più che un gioco, ma quasi una scienza esatta. E quasi sempre ci azzeccava. Le volte che non ci azzeccava era colpa nostra. Ma soprattutto i viaggi, gli alberghi, i ritiri, non andava mai bene niente. Tanto che lui viaggiava da solo, non voleva sapere niente del viaggio, viaggiava sempre per conto suo. Nell'albergo si chiudeva in camera, non frequentava, non parlava con nessuno, ed era... La sua camera era inavvicinabile. Le poche volte che mi ha concesso di entrare, non si entrava in una camera, si entrava in una biblioteca dove lui si portava libri, si portava appunti, spargeva gli appunti sul letto. Aveva un modo di vivere totalmente dedicato al suo lavoro. Quindi ogni trasferta era un ogni trasferta trasloco. Non solo un trasloco, era una preoccupazione fortissima, perché non si sapeva mai che cosa voleva chiedere in più di quello che gli si dava. Quando siamo arrivati alla perfezione, allora forse ha detto, qualche volta ha detto anche va quasi bene. Va quasi bene, mai detto che andava bene. Mai soddisfatto. Però questo è servito molto, e parlo in particolare di me, per crescere con lui nel mio lavoro e arrivare a diventare un po' perfezionista anch'io, con un po' di creando un po' di drammi a chi mi circondava nell'ufficio del Genoa. È servito a me personalmente, per me personalmente ha rappresentato una grande figura di istruttore di quello che bisognava fare per vincere. Era assolutamente inavvicinabile quando era tranquillo e simpatico, figuratevi in quei momenti. Era un po' che cattivello, certe volte. Adesso facciamogli gli elogi, tutti che vogliamo, ma quel cattivo propositivo, non mai distruttivo. Lui è arrivato, io ero già segretario del Genoa, è arrivato lui, siamo stati insieme la prima volta, la seconda volta, non la terza, ma la terza preferisco non ricordarla. Ma c'è stata la prima volta che è arrivato, mi piace ricordare una cosa in particolare. Il primo allenamento che abbiamo fatto a Madonna di Campiglio, avevamo appena acquistato Carico e Briaschi, che venivano tutti e due dalla Juventus, uno anziano, uno navigato, l'altro giovane. I meteo della Juventus, che poi ho visto di persona, erano particolari, sono particolari. Entrambi questi giocatori sono usciti dal primo allenamento e hanno detto: è la prima volta che ci divertiamo nell'allenamento, perché sapeva fare divertire i suoi dipendenti, i suoi lavoratori. Così ha fatto al Pio, sempre, era sempre l'allenamento di scoglio, era molto meglio che la partita poi era sempre una partita di calcio, quindi gli avversari, ma gli allenamenti erano qualcosa di divertente, di istruttivo. Mi ricordo comitive di allenatori che chiedevano, hanno cominciato con scoglio a chiedere di venire a vedere gli allenamenti al campo signorini, e poi aveva degli straordinari rapporti con alcuni giocatori, qualcun altro l'ha proprio tagliato fuori in maniera anche brutale, ma i suoi giocatori erano assolutamente dediti alla sua causa, alle sue idee, ma non per piaggeria, per convinzione. Ricordo una volta che mi ha rimproverato davanti a tutti perché fumavo una bella sigaretta e bevevo una bella Coca-Cola, e mi ha detto: segretario drogato,
nicotina e caffeina insieme. Guardate, giocatore, non fate mai questa cosa, che mi sono sentito un verme. Però era bello fumare e bere la Coca-Cola. Mi è rimasto impresso anche questo episodio così di ritiro. Più che frasi, proprio le riflessioni dei pensieri. Qualche volta l'ho anche adottato come sistema di mio lavoro. Mi piaceva la perfezione, per quanto si potesse raggiungere. Però nel mio lavoro ho sempre cercato di non avere guai e sorprese. Ecco. Quella delle patate lesse cotte con la buccia era vera? Sì. Lui mangiava solo, mangiava le patate lesse? No, le voleva far mangiare a tutti, ma il professor Gatto non voleva, perché la buccia diceva che faceva male. Ecco, lì ci sono state un po' di guerre col medico, il massaggiatore, che però alla fine si sono un po' non adeguati ai suoi sistemi, si sono convinti che i suoi metodi, i sistemi, le sue scienze, le sue teorie erano esatte. È servito anche a tutti, aveva veramente la sua dieta ferrea, anche per i giocatori? Assolutamente sì. La sua, era tipo? Ma tipo quello che uno non penserebbe mai di mangiare, ma siamo proprio a livelli di asceti, di eremiti. Ad esempio? Le patate con la buccia era già una cosa pesante, la pasta particolare, il minestrone dopo le partite. I giocatori regolarmente non lo volevano, glielo imponeva. Sistemi, metodi suoi, scientifici, sicuramente studiati, ecco, non certo improvvisati. E lui dava l'esempio? No, lui andava in camera, ma si faceva portare in camera il mangiare, non abbiamo mai saputo cosa mangiarsi. Probabilmente mangiava solo insalata, perché le poche volte che stava a tavola con noi mangiava insalata, cestoni di insalata di tutti i tipi e basta. Quindi ha fatto una vita così da asceta, curando maniacalmente anche la sua alimentazione, non fumando, non bevendo. Invito tutti a non far così, perché non è detto che facendo questa vita si scampi di più, non è vero. Lo voglio ricordare con un sorriso perché gli sono legato. Ma lui era felice. Basta, non mandate mica tutta questa cosa.